Ancora una vittoria quest'oggi al Miramare per il Manfredonia. Gli uomini di Agnelli si sono imposti per 3-0 sullo Sport Lucera, un Manfredonia che subito ha dato l'impressione di avere la situazione in mano. Infatti al 14° minuto è passata in vantaggio, un vantaggio con Capitan Trotta che recupera palla fuori aria e il suo tiro supera una selva di gambe e si infila alla sinistra del portiere ospite Valente. 18° punizione per i biancocelestri dalla destra, la palla al centro area dove Ola di testa impatta la palla che si stampa sul palo alla destra del portiere ospite. 20° è il momento del raddoppio ad opera di Santoro che con un primo tentativo per poco non fa gol, poi la palla viene nuovamente messa al centro dell'area piccola e lo stesso Santoro fa sua la sfera e la deposita alle spalle di Valente. 30° atterramento di Trotta, punizione per il Manfredonia. Si incarica del tiro la Boragine che manda la palla contro la barriera. 34° primo a fondo del Lucera con Balletta, il suo tiro termina di poco alto. 44° Stoppiello vicino al gol, il suo pallonetto termina contro la traversa. Nella ripresa al 4° prima occasione per il Manfredonia con Simone, il suo tiro termina alto. All'uno è Valente in uscita a sventare due volte il pericolo per la propria squadra. 10° è la Boragine a rendere la vita difficile a Valente con un'incursione in aria e il suo tiro impegna il portiere ospite in una parata non poco facile. 22° è il momento del 3-0, punizione dalla tre quarti di la Boragine che serve una comoda palla per Trotta in piena area di rigore. Il capitano biancoceleste piazza la palla sotto la traversa per il definitivo 3-0. 29° occasione per Grumo, il suo tiro termina al lato. Al 30° break del Lucera con Ricci, la palla fuori alla destra di Ciribe. 34° ottima occasione per il Manfredonia, ma Tristano e poi Grumo non hanno la giusta lucidità per battere a rete. Ultimo sussulto al 44° e Tristano, il suo tiro termina sul palo e poi fuori. Non succede più nulla, la gara termina con il risultato di Manfredonia 3 Sporting Lucera 0. In classifica i biancocelesti salgono a 63 punti, a 3 lunghezze sempre dallo United Sly che ha battuto per 10-0 la Gioventù Calcio Cerignola. Abbiamo fatto una buona prestazione contro una grande squadra allenata da un ottimo allenatore, il mister Bertozzi ha dimostrato di far giocare bene la propria squadra, come ben visto. Noi abbiamo reagito bene dopo, soprattutto dopo la prestazione che abbiamo fatto a Modugno. Hai visto benissimo le molteplici occasioni da gol che abbiamo non sprecato, ma siamo stati sfortunati. Dai, lasciami il termine, perché giustamente prendere due traverse, due pali sulla linea di porta, essere non andare in conclusione, ci sta, abbiamo fatto una buona prestazione. Merito dei ragazzi che hanno messo tutto oltre quello che era l'avversario. Comister, al secondo tempo si è passato al 3-5-2 con i nuovi innesti, è rientrato in campo dopo lungo infortunio Granatiero, hai sostituito anche, hai fatto giocare Rubino, Tristano ha giocato diciamo uno spezzone della partita, tutti hanno offerto una buona prestazione, ma la gente si chiede perché Tristano non parte titolare. Tristano non parte titolare perché sa lui quelle che sono le cose che fa durante la settimana. Io penso che gioca chi merita di giocare, a me non interessa come ti chiami, a me interessa quello che dimostri durante la settimana e quello che dimostri quando sei interpellato. Tristano oggi l'ho interpellato, gli ho detto che se avesse fatto male gli avrei mangiato il cuore, te lo dico anche a te, ma è giusto perché io pretendo sempre il massimo, se mi dai il massimo come giochi, se non mi dai il massimo come stai seduto in panchina.
Ecco mister, io questa cosa la pensavo, però era giusto comunque renderla pubblica, quindi sei stato molto eloquente. Tristano è un ragazzo, è un 98, come tutti i ragazzi sbagliano, l'importante è capire l'errore, crescere e migliorare giorno dopo giorno. È normale che noi siamo prima degli allenatori e anche degli educatori, quindi io sto cercando di dargli anche una linea guida importante. Lui sta rispondendo bene, oggi ha risposto bene anche nel campo e se continua così troverà ancora di più spazio, ma dipenderà tutto da lui, come tutti gli altri del resto. Perfetto mister, ci mancano diciamo altre gare che bisogna vincere assolutamente per arrivare seconda migliore nei tre gironi. Sì, noi cercheremo di fare sempre prestazioni del genere come quella che abbiamo fatto oggi per poter continuare ad imporre il nostro calcio e soprattutto poter fare più punti possibili. Poi a fine campionato vedremo qual è la classifica, vedremo quello che dovremo fare. Benissimo, in bocca al lupo mister. Grazie.